Ciao a tutti ragazzi, come ogni martedì alle 13.30 siamo in un nuovo video. Oggi vi mostrerò degli oggetti, delle power parts e delle migliorie che ho portato sulla mia moto grazie a Banggood, che mi hanno offerto la possibilità di acquistare qualche cosa sul loro sito. E oggi vi mostrerò cosa ho acquistato. Questo video l'ho registrato prima di partire in vacanza, in questo momento sono in vacanza e non mi è arrivata ancora un'ultima cosa, cioè la pellicola del faro, che è qua una pellicola di colore blu da cambiare, dato che la mia è abbastanza rovinata e ne ho ordinata un'altra e la sto aspettando. Allora ragazzi, ho ordinato qualcosa che mi serviva e qualche altra cosa giusto per avere un po' di ignoranza in più sulla moto. Partiamo con una delle cose più utili che ho ordinato, cioè il portatarga. Allora, ho posizionato il portatarga qua sotto perché qua ho rotto il codino, quindi ho fatto un lavoro per posizionarlo qua sotto. Abbiamo questo portatarga regolabile, basta solamente allentare queste due viti, 2.10 vabbè, oppure quello che volete voi mettere. Io per comodità ho messo 2.10, così che si può regolare la targa da qui a fin sotto al codino, che non si vede. È molto comoda perché durante gli allenamenti non la rovino, per questo non gratto più la targa. E è una buona cosa, dato che costa 200 euro rifarla. Poi ho ordinato questo scotch che voglio mettere tutto attorno ai tubi dei radiatori per fare i tubi dei radiatori oro qua. Altra cosa comoda, veramente comoda, che ho ordinato è questo portatelefono. È molto comodo perché ci stanno molti telefoni, da un iPhone non so 4, quello più piccolo, oppure non so quelli prima, a un 7 plus. In più c'è questo scompartimento qua sotto dove puoi mettere documenti, olio o qualsiasi cosa si voglia mettere. Non mi è costato praticamente nulla, ho pagato mi sembra 9 dollari se non sbaglio. Poi ho ordinato questa luce che voleva mio padre, è una luce supplementare da mettere per avere più visibilità durante le ore notturne. Mio padre la vuole montare sul 400 per fare enduro notturno e quindi non l'ho montata io, e credo sia una buona luce dato che ha 4 led belli tosti e il collegamento alla batteria. La particolarità di questo sito è che si possono ordinare le cose da diversi paesi e costano comunque poco, non come, faccio un esempio perché è il più conosciuto, AliExpress, che si sanno le cose ci mettono una marea di tempo ad arrivare. Su questo sito invece si può decidere il paese da dove far ordinare le cose. Le mie sono arrivate in 2 settimane, anche se sto ancora aspettando la pellicola del faro, che sinceramente spero arrivi e non l'abbiano persa da qualche parte. E niente, l'ultima cosa che ho ordinato è questo paramarmitta, che non lo uso come paramarmitta ma come decoro, pezzo di decoro, pezzo per far figo, non ho idea. Boh, comunque lo uso per far figo, in poche parole. E a mio parere ci sta, è carino. Si dovrebbe usare per non bozzare la marmitta, ma a me piace più così sinceramente. Quindi l'ho preso, l'ho pagato 14 se non sbaglio, e se ne potevano ordinare altrettanti. Infine ho comprato le lucine LED per le ruote, che non trovo, eccola qua, che durante le ore notturne riesco a fare video stra ignoranti. Quindi ragazzi, vi ricordo di seguirmi su Instagram per altri aggiornamenti durante le mie vacanze e noi ci vediamo nel prossimo video.